E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo Duendo con Apple Zain. Oggi andremo a parlare delle prime impressioni di iPhone SE 2020. Ne vale davvero la pena? Andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. Ed ovviamente seguitemi anche su Instagram, Mirko-Zane, dove ogni giorno do assistenza in direct, sconti, offerte, consigli, anticipazioni, spoiler su iOS 14, iPhone 12 e molto, molto altro. Ma ragazzi, prima di iniziare con questo video sulle prime impressioni, scusate il gioco di parole, vi avviso che la settimana scorsa, anzi questo inizio settimana, ho pubblicato l'unboxing di iPhone SE 2020 che trovate qui sotto in descrizione. Oggi di venerdì pubblico il video impressioni, mentre venerdì prossimo pubblicherò la recensione ufficiale di iPhone SE 2020. Quindi tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo dispositivo. E la settimana successiva arriverà il confronto con iPhone 8 ed SE del 2016, ovvero la prima generazione, anche con la seconda che dovrebbe essere questa appunto. Ma bando alle ciance ed andiamo subito a parlare di questo piccolo ma potente gioiellino. Vi dico intanto che ha un corpo praticamente identico a quello di iPhone 8. Stesso peso, stesso spessore, stessa altezza, stessa larghezza, praticamente identico in tutto. L'unica novità sostanziale che salta subito all'occhio è il retro, che rispetto ad iPhone 8 cambia praticamente totalmente, perché il retro adesso ha una melina centrata, supporta la ricarica wireless, ma questo lo faceva già anche iPhone 8, ma ha, diciamo, un design leggermente più pulito sul retro. Non c'è la scritta iPhone, ripeto, melina centrata, e diciamo che adesso si allinea perfettamente con quella che è la nuova gamma degli iPhone attuali, ovvero iPhone 11, 11 Pro e Pro Max, che hanno anch'essi lo stesso retro. Nuove colorazioni che in questo modello non sono le classiche Silver, Gold and Space Gray, ma sono la nera, la bianca e la rossa, che è quella che ho scelto quest'anno, perché per me il colore rosso quest'anno su quest'iPhone ci sta davvero tantissimo. Però devo dire, a mia discolpa, che amavo anche il bianco, ho preso il rosso perché era anche la novità e onestamente parlando mi piace parecchio. Non si vede? Ma iniziamo a parlare ufficialmente del prodotto. Allora, intanto iniziamo col display 4,7 pollici LCD IPS, praticamente identico a quello di iPhone 8. Anni fa andava bene a tutti. Infatti io non capisco perché la gente dice: "Ma ormai con questo 2020 è retro un LCD, non ha la stessa qualità, eccetera, eccetera." Sono pienamente d'accordo, ma questo non vuol dire che non sia il miglior LCD IPS sul mercato e all'interno di uno smartphone, che secondo me, diciamo, ha pochissime pecche rispetto a un OLED, ovviamente. Sì, magari la densità pixel è minore, magari i neri non sono proprio neri, però ragazzi, parliamoci chiaro, dal 2007 a praticamente pochi anni fa, al 2017, 17, abbiamo sempre avuto iPhone LCD e ci sono andati sempre a genio, quindi non capisco perché la gente adesso, avendo gli iPhone con Face ID e quindi con lo schermo OLED, si siano fissate queste persone nel dire che appunto gli schermi LCD fanno schifo. Oh, prima vi andava bene, adesso no? Notiamo però subito all'interno del display e anche all'esterno, perché effettivamente lo vediamo esternamente, il tasto Home. Apple riporta la seconda generazione del Touch ID, proprio la stessa identica ed ultima presentata con l'arrivo di iPhone 8 ed 8 Plus, e devo dire ragazzi che in questo periodo il Touch ID mi ha fatto confondere tantissimo, perché avendo tutti iPhone di ultima generazione, ovvero 11 Pro Max, iPhone 11, precedentemente ho avuto XR, XS Max, eccetera, eccetera, abituarmi nuovamente alla pressione di un tasto non è stato facile. Infatti in questa settimana ho cercato di bilanciare entrambe le cose. Il problema è che se voi utilizzate uno smartphone con Face ID ci vuole almeno una o addirittura 2 settimane ci vogliono per bilanciare un po' questo metodo nuovo di sblocco e riutilizzare appunto il Touch ID. Questo cosa vuol dire? Che è chiaro che se non avete un dispositivo è facile abituarsi, se non avete mai avuto un iPhone o avete un iPhone vecchio è molto facile abituarsi a questo
nuovo, tra virgolette, Touch ID, ma se avete un dispositivo con Face ID e magari volete questo piccolo iPhone come secondo telefono, ve lo sconsiglio, ragazzi, perché, cioè, non lo so, usare questo e un altro iPhone sembra davvero impossibile certe volte, perché alcune operazioni che tu fai con il Face ID in automatico, con il Touch ID le fai sì in automatico, ma le fai poggiando il dito, quindi certe volte non ti viene di premere, o magari quando paghi con Apple Pay, o magari quando, che ne so, aggiungi una password in automatico dal portachiavi su un sito, su un'app, non è assolutamente la stessa cosa. Ripeto, è questione di abitudini, quindi sono ottimi dispositivi di sicurezza entrambi, sensori biometrici di sicurezza entrambi, quindi assolutamente impeccabili sotto questo punto di vista, fattore sicurezza, fattore privacy, assolutamente il top. Una cosa che però mi urta di questo iPhone, proprio mi dà fastidio in una maniera incredibile, è la non possibilità di tappare il display per attivarlo. Se voi avete un dispositivo con Face ID da iPhone X in su, Apple vi dà la possibilità di tappare con un dito il display e di abilitarlo in automatico, senza dover premere il tasto Home, che non c'è sul Face ID, e il tasto Power laterale. Ora, capisco che la scelta è mirata al fatto che c'è un tasto Home, quindi premere sul display non avrebbe senso, perché appunto c'è un tasto Home, quindi non avrebbe assolutamente motivo di esistere il tap per risvegliare il display. Però, sempre per il discorso del Face ID, quando io uso per anni o settimane prodotti con il Face ID, in automatico, quando poi passo al Touch ID, mi viene da fare così. Cioè, stessa cosa su iPad. Nei precedenti iPad io non riuscivo a tappare, mentre su questo nuovo iPad 2018 o anche nel 2020 faccio tap e si abilita il display. Su questo dispositivo, io, non potendo fare tap, cioè mi dà molto molto fastidio dover passare da lì a premere fisso sul tasto Home, perché lì posso tappare sugli iPhone nuovi su una qualsiasi parte del display, mentre su iPhone SE 2020, che è nuovo, devo premere per forza sul Touch ID o appunto sul tasto Home stesso. Quindi un po' una pecca, secondo me. Altra pecca: all'interno di questo iPhone SE 2020 non si possono aprire le notifiche all'interno del centro notifiche, ovvero non si può tenere premuta una notifica ed espanderla per poter rispondere a un messaggio su WhatsApp, un SMS, un messaggio su Telegram, un messaggio su Instagram, qualsiasi cosa. Non sappiamo perché Apple abbia fatto questa scelta, è una limitazione software, quindi non è un bug, è una scelta voluta da Apple, come comunicano già diverse fonti, e questa stessa scelta Apple l'ha già fatta con iPhone XR, solo che poi dopo qualche mese all'epoca se ne pentì e rimise all'interno di iPhone XR questa funzione. Speriamo che lo faccia anche con iPhone SE 2020, perché manca davvero una parte importante dell'Haptic Touch, ovvero il sostituto netto e chiaro del 3D Touch. Vi sottolineo anche un supporto alla ricarica rapida, ma vi dico inoltre che questa ricarica rapida dallo 0 al 50% è la più rapida che io abbia mai visto su un iPhone di ultima generazione. Non so perché, ma forse la batteria meno capiente, da circa 1800 mAh, praticamente appena colleghi il dispositivo alla rete veloce da 18 watt in su, in circa 15 minuti, 20 minuti massimo arriva al 50%, mentre un classico iPhone arriva al 50% oltre i 30 minuti. Quindi veramente un ottimo lavoro da parte di Apple, che tra l'altro l'ottimo lavoro in questo caso per la ricarica è dato anche dal nuovo processore, ovvero l'Apple A13 Bionic, che è praticamente lo stesso processore che montano iPhone 11, 11 Pro e Pro Max. E vi dico, ragazzi, che questo processore su questo dispositivo, con un display meno risoluto e più piccolo, dà veramente il meglio di sé. Non ho riscontrato neanche un lag in un'applicazione, all'interno di un'app, di un gioco. Io l'ho testato per una settimana intera e vi posso assicurare che questo gioiellino, secondo me, non per la potenza numerica che sprigiona magari con un test con l'applicazione Geekbench, ma proprio per l'usabilità generale, secondo me è l'iPhone più veloce mai fatto in questo momento, perché, ripeto, avendo un display meno risoluto, meno performante, è chiaro che ciuccia meno energia, e ciucciando meno energia in automatico dà anche un maggiore boost di velocità all'interno del sistema, che comunque fa andare il processore a livelli molto più alti. Sono molto soddisfatto da questa cosa e ottimo lavoro da parte di Apple. E parliamo poi di fotocamera. 12 megapixel, stessa identica fotocamera di iPhone XR, con
il numero di lenti uguale a quelli presenti sulla fotocamera di iPhone XR trasportati appunto in questo iPhone SE 2020. Non c'è la Night Mode, questo me lo aspettavo perché Apple ha aggiunto questa funzione solamente su iPhone con doppia o tripla fotocamera e quindi iPhone 11, 11 Pro e Pro Max dell'ultima generazione. Quindi ho detto fra me e me, non potranno mai mettere la Night Mode ed infatti non l'hanno inserita, però hanno inserito la modalità ritratto che a parer mio rispetto a quella ottica, perché non c'è un vero e proprio sensore Face ID che riconosce il nostro volto, è leggermente con una qualità più bassa. Diciamo che se la modalità ritratto su iPhone 11 Pro Max io la valuto 10, questo lo valuto 6,5, neanche un 7, 6,5, perché lo scontorno digitale non è paragonabile allo scontorno 3D che ci permette il Face ID. Questo non vuol dire però che non è buono, perché un 6,5 è abbastanza accettabile per un utente medio normale, non avrebbe alcuna differenza, cioè non ci sarebbe nessuna differenza. E parliamo poi di batteria. In questa settimana mi sono trovato veramente bene con questo dispositivo, che ripeto ha la stessa batteria di iPhone 8, circa 1800 mAh, ma con il nuovo Apple A13 Bionic, ovvero il processore super potente degli iPhone top di questo 2019-2020, posso dirvi ragazzi che la batteria viene ottimizzata e anche di parecchio. Rispetto ad iPhone 8 ho riscontrato circa un'ora, un'ora e mezza, anche due alle volte, di boost in più delle prestazioni batteria. Questo vuol dire che durante l'arco della giornata un'ora o due ore in più sono state utilizzate per far altro invece di mettere sotto carica il dispositivo. Devo dire anche in questo caso ottimo lavoro da parte di Apple, io non mi aspettavo un prodotto così performante onestamente. E andiamo alle conclusioni, ve le do adesso ma le ridirò poi nella recensione ufficiale, anche perché da qui a una settimana può cambiare tutto, però le mie conclusioni sono queste: questo prodotto è incentrato per un mercato specifico, ovvero le persone che devono acquistare questo iPhone sono di due tipi, ovvero primo tipo le persone che non hanno mai avuto un iPhone, ovvero persone che vogliono entrare all'interno del mondo Apple, magari non vogliono spendere 800-1000 euro ma ne spendono solamente 499, perché sì ragazzi, il costo parte da 499 euro con la versione di archiviazione da 64 GB e le persone che non hanno un iPhone, secondo me, vanno indirizzate su modelli di questo genere. Uno, per far provare l'ecosistema Apple, due, perché a qualità-prezzo attualmente tasto home o non tasto home, secondo me è il migliore smartphone Apple di quest'anno. Poi, seconda tipologia di persone, tutte quelle persone che hanno un iPhone vecchio, ovvero un iPhone 5S, un iPhone 6, un iPhone 7, un iPhone 8. Questo è il diretto aggiornamento di tutta questa vecchia gamma, o anche di iPhone SE di prima generazione, e questo appunto è il diretto aggiornamento di questa gamma che porta la gente a fare l'upgrade, ovvero un aggiornamento nuovo tramite questo iPhone SE 2020. Quindi il mio consiglio, se posso darvelo, è usate questo iPhone se non avete un iPhone o se avete un iPhone molto ma molto vecchio, ma non acquistate questo iPhone se avete già un iPhone con Face ID, perché a mio parere il Face ID in questo specifico momento è superiore al Touch ID. Questo non vuol dire che il Touch ID non sia ancora utile e performante, però. Ma comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Avete acquistato iPhone SE 2020? Lo acquisterete? E se sì, fatemi sapere il perché qui sotto nei commenti. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.